Ci sono tutte le premesse per assistere ad una bella sfida tra Bari e Palermo, e cioè tra la rivelazione del campionato e il nuovo formato Champions dei Rosanero, rivitalizzati dalla cura Delio Rossi. Al primo anticipo della 22ª giornata ci arrivano meglio gli ospiti, galvanizzati dalla posizione di prestigio raggiunta in classifica, mentre il Bari ha subito negli ultimi giorni qualche critica di troppo per la sconfitta di Bologna. È una squadra che non può essere messa in discussione, è una squadra che secondo me a oggi dobbiamo alzarci tutti in piedi, io per primo, ed applaudire. Questo è quello che dovremmo fare tutti quanti ed è quello che poi il pubblico ha fatto, perché il pubblico è molto molto più attento rispetto al chiacchiericcio che c'è in giro. Il pubblico soffre quando non si vince ed è giusto che sia così, il pubblico gioisce quando facciamo bene ed è giustissimo che sia così, il pubblico ogni tanto sogna ed è assolutamente giusto che sia così. Però, dopo aver fatto queste tre considerazioni, ritorniamo al discorso iniziale. Non dobbiamo mai dimenticare né chi siamo e né dove veniamo. Quanto alla formazione che il tecnico opporrà al Palermo nel pomeriggio del San Nicola, si prevede una mini rivoluzione per la necessità di far rifiatare chi ha tirato la carretta per molto tempo. A centrocampo giocherà sicuramente Gazzi e in attacco Castillo. Di sicuro non sarà della gara l'ultimo arrivato in casa biancorossa, il 29enne difensore Marco Pisano, a Bari dopo lo scambio di prestiti con Antonelli. Per il momento purtroppo devo velocizzare i tempi e prendere velocemente la migliore condizione per mettermi al pari dei miei compagni.